Buonasera e bene, amici fratelli della Congrega, perdonate per questo tono di voce, ma sono state giornate influenzate dall'influenza, diciamo così, anche se quelli che più vi influenzano in maniera negativa, sono gli influencer. A parte questa freddura, il mio raffreddore, ma non ho appurato se trattasi di una variante del Covid, di chissà che cosa. Posso asserire, affermare che sono molto cambiato negli ultimi anni e negli scorsi giorni è venuto a trovarmi un mio amico per ricordarmi chi sono e di aver svalvolato nell'ultimo periodo a proposito delle memories, dei ricordi ritornati di me, ritornati in forma o che deve ritornare in forma fisica. Chissà se mentale, irrecuperabile, smagliante. Ho terminato il commissario Fallot 3 che partirà dalle ricordanze di Giacomo Leopardi. Ricordatomi ciò e voglio ricordarvi di comprare gli altri miei libri perché bisogna un po' guadagnare, altrimenti bisogna poi andare a lavorare. Altra freddura. Vabbè. Il 1º gennaio ho visto, malgrado questa intossicazione, malgrado io non sia mai stato un tossico, sebbene o a dispetto di ciò che sostengono i miei haters che vorrebbero intossicarmi di suggestioni, ho visto Nostalgia di Mario Martone. Sono un tipo nostalgico, più che melanconico, malinconico, molto falotico. Bel film, sarà citato in questo commissario Falò 3, e stasera, ripeto, l'ho completato, terminato, poi sarà riletto, riguardato. Imprigionato, internato, no, impaginato e pubblicato. Vedremo se sarà di nuovo da me per Audible recitato. Sicuramente quando la mia voce sarà tornata en plein forme. Domenica ci sono i Golden Globes, non seguo più queste manifestazioni. Voglio manifestare a cuore aperto ciò, anche se poi sono curioso di sapere sempre chi sono e chi saranno i vincitori. Subito dopo saranno annunciate le nomination agli Screen Actors e immediatamente dopo ci saranno, come da prassi, ecco, come d'abitudine, le candidature agli Oscar. Vi candiderete alle prossime elezioni? Giorgia Meloni non sta bene. Speriamo che muoia. No, io non auguro malessere anche a chi non crede ad Hermanesse o al celeberrimo monologo di Shakespeare, di Hamlet. Amleto. Io sono un tipo amletico, forse sono un pazzo lucido che smascherai e smaschererò ogni complotto, soprattutto ordito nei confronti di me stesso, da me stesso. Io sono il grande boicottatore, odiatore, detrattore, hater, stalker della mia stessa persona. Io mi saboto, sono un tipo sabotante, stravagante, che è sinonimo di falotico, un tipo robotico. In questo commissario Falò 3 saranno citati molti film, Insomnia di Christopher Nolan, chissà, forse anche Drive, Only God Forgives, Solo Dio Perdona di Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling, Blade Runner 1 e 2, cioè Blade Runner l'originale, il capostipite, 2049, dovrebbero girare 2099, siamo nel 2024 da qualche giorno. Allora, Clint Eastwood è il mio attore e regista preferito. È l'unico che non si è rincoglionito, malgrado sia invecchiato, ed è riuscito comunque a girare, a terminare le riprese di questo Junior 2. Io avrei giurato che non ce l'avrebbe fatta, anche per via dello sciopero, 7 mesi di pausa. Clint Eastwood è sempre stato credibile come attore, dapprima criticato, un attore legnoso, sono due espressioni, quelle cazzate. Sergio Leone non disse quello, fra l'altro. Mi hanno deluso
gli attori a cui ero molto affezionato, perché vogliamo parlare di Hangman, il gioco dell'impiccato con Al Pacino, un Al Pacino dei minimi storici, che però a detta di molti non si è sputtanato come De Niro, ma il Right to Skill, sfida senza regole che nessuno ha guardato o osato vedere. Io sì, più volte mi piace questo film. Comunque, ecco, è una sfida tra boomer già nel 2008. E sinceramente, The Irishman, se l'avessero girato prima, sarebbe stato meglio. Perché è una storia di vecchi ringiovaniti male con una CGI computer graphics discutibile. E questo William Hale di De Niro in Killers of the Flower Moon non è il De Niro degli Intoccabili, è il De Niro luciferino di Angel Heart, Louis Cypher. E non fa paura, fa molta pena a livello recitativo, che se ne dica. Comunque, se vincerà questo terzo Oscar, me lo auguro. Ci sta, ci potrebbe stare anche se sarà sconfitto un attore più giovane, Robert Downey Jr. per Oppenheimer. Insomma, lui il papabile, il favorito. Anche Ryan Gosling per Barbie. Sì, tremano le mani a De Niro. Al Pacino oramai gira film a tutto andare, anche un nuovo film con Michael Keaton, esordio registico di Michael Keaton. Però insomma, Modi di Johnny Depp, Al Pacino con Riccardo Scamarcio, questa combo incredibile. Però insomma, l'altra sera ho rivisto su Amazon Prime, perché mi è partito questo abbonamento, Mission, ma chi dice che De Niro in Mission non funzionava, grandioso, quando ammazza il fratello c'è una lenta, diciamo, ripresa, zoomata sul suo volto e lì non fa smorfie, lì è rigido proprio, ma nel senso migliore del termine, ed è straordinario, ma è doppiato da Stefano De Sandro. Secondo me è un doppiatore che non ha reso giustizia a De Niro, sebbene Ferruccio Amendola in Man of Honor rovini già la recitazione penosa, rovinosa di De Niro, fa schifo in quel film, perché è stata l'ultima prova di doppiaggio per Ferruccio, già molto stanco. È un De Niro stanco che continua a girare. Gira questo After Exile, questo si addice alle sue corde. Una storia di redenzione del vecchio che protegge il figlio criminale, ma adesso questo Zero Day, ma c'è Angela Bassett, è una bella figa, Angela Bassett è una gran bella figa nera, come le fighe nere che ha avuto De Niro, Naomi Campbell, Grace Hightower, Diane Abbott, meritava più di una botte quella di Re per una notte. Angela Bassett, Strange Days, sono Strange Days. Angela Bassett ha recitato con De Niro in The Score, faceva la sua fidanzata, la sua figa. Questa storia, beh, non è più figo, perché a suo modo era figo De Niro. Anche se, diciamoci la verità, questa storia secondo cui Pacino non era figo, è una gran balla, è sempre stato basso, però guardatelo in Cruising, anche se interpreta parte di uno che potrebbe essere omosessuale, lui stesso serial killer, però è figo. In Scarface è basso, ma tiene testa a uno molto più alto di lui, non recitativamente, che è un avverbio che non esiste, però a Steven Bauer è sempre credibile come il fidanzato sposo pretendente, poi amante, poi stronzo sesquipedale di Michelle Pfeiffer, e anche in Paura da mare, lì doppiato da Ferruccio Amendola. Ferruccio Amendola non stava bene per Pacino, o meglio Giannini. Insomma, Clint Eastwood invece anche in Cray Macho, però nel Corriere funziona. De Niro da tanto tempo non funziona più, cioè in Killers of the Flower Moon, insomma, non fa paura.
non fa paura. Fra l'altro viene imitato, sì, viene imitato da DiCaprio che imita Marlon Brando e il padrino, cioè De Niro, che ha vinto il suo primo Oscar come attore non protagonista per aver interpretato Marlon Brando da giovane, nel primo parte seconda. Diciamo che De Niro dicono che è bravo, sarà candidato agli Oscar, è stato candidato ai Golden Globe, ma lo vincerà, ma Scorsese, questo film forse sopravvalutato, diciamoci la verità, ma recita la stessa maniera di L'Uomo Scatenato e di War with Grandpa, di Nonno questa volta è guerra, cioè non ci sono molte differenze, eh? E non è più il De Niro che riesce veramente a essere carismatico anche se compare per pochi minuti come in Brazil di Terry Gilliam. Dobbiamo essere sinceri. A me stupì quel doppiaggio di quello Stefano De Sando ritornato prima della morte di Ferruccio Amed in Ronin, però l'ultima grande interpretazione di De Niro è in Ronin. Anche se guida un po' da impacciato, no? Fa quelle smorfie un po' da handicappato quando guida, però e se vogliamo dire che De Niro è ancora il mio attore preferito, fa veramente pena in Killers of the Flower Moon perché gli tremano le mani, sembra mio padre, che mi fa pena, attualmente mi fa pena. Sta sempre a soffiarsi il naso e non è più il mio padre che avevo conosciuto quando ero giovane, forse non l'avevo mai conosciuto, che idealizzavo come fanno tutti i figli, no? Forse mio padre è sempre stato un po' così, o forse no, no. Adesso lo vedo vecchietto e De Niro di più perché De Niro è più vecchio di mio padre. Clint Eastwood è vecchissimo, chissà, forse morirà prima che il suo film uscirà. Però a differenza di un Dustin Hoffman, beh, sarà in Megalopolis, però insomma, di un Jack Nicholson ormai ritiratosi, ma da quant'è che Jack Nicholson, prima del suo ritiro, no? Sì, è Jack Nicholson, perché è Jack Nicholson, però l'ultima grande interpretazione di Jack Nicholson è forse in 3 giorni per la verità, The Crossing Guard di Sean Penn, anche se è un Nicholson invecchiato. Sapete, non ho mai terminato di vedere Blood and Wine di Refilsohn, Michael Caine, quel gran pezzo dell'Ubaldo di Jennifer Lopez. C'è anche Stephen Dorff. Stephen Dorff, uno che ha scopato delle gran fighe, anche Pamela Anderson e anche quella porno attrice, Leela Star, tutte star, Emma Star con due R, Luna Star, True Detective 3, a proposito di De Niro, Taxi Driver, Jodie Foster, vabbè, True Detective 4, che c'entra? Avrei visto bene un True Detective 4 con De Niro e Pacino nei panni dei detective Rooster e Turk, diretto Skill, no. Sapete che Clint Eastwood doveva essere Jack Burton in Grosso West Chinatown, la prima scelta era quella, infatti c'è una battuta in originale che richiama proprio l'ispettore Callaghan, no? Il mito di Eastwood, un detective perfetto in debito di sangue, ricordo la recensione di Enrico Ghezzi, Blood Work. Questo inseguimento incredibile e poco credibile, però reso vero, verosimile, ecco, c'è della verosimiglianza per via di Eastwood. Jeff Daniels non è Carl Lewis dei tempi d'oro, questo dico io, però più giovane, e questo Clint Eastwood già corre in maniera affannosa, però una scena quasi linciana come quell'incubo, vi ricordate? Ecco. E allora Clint Eastwood trasforma un cosiddetto film minore anche in un grande film, come True Crime, fino a prova contraria, no? Fino a prova contraria, Clint Eastwood non ha mai sbagliato un personaggio, anche quando c'è quella scena assurda, no? C'è quello che è un culturista, la Schwarzenegger, e lui che sì, muscoloso, però
Inganni era già vecchio, anche se non era così vecchio, e gli ferma e quasi spezza il braccio, insomma. Però è credibile. Questo De Niro invece che, insomma, lo vedo male, ma lo vedo parecchio male da parecchi anni. Poi, se vogliamo dire, De Niro. Però il De Niro cazzuto è quello di Kickfear. Beh, De Niro di Casinò è ancora figo, no? E recita da Dio. Da molti anni a questa parte, quando uno vede un film con De Niro, con Al Pacino anche, no? Ha sempre questo timore, non è che farà una cazzata, una smorfia, adesso gli tremeranno le mani. Non succede con Clint Eastwood, anche nel Corriere gli tremano le mani, però non succede. Anche in Cremaccio fa pena dall'inizio alla fine Clint Eastwood. Addirittura ci vuol far credere che la tipa, ecco, che sembra una pornattrice brasilera, no? Gli offre la sua figa. Ed è lui che rifiuta lei, ma dai, o quella lì, comunque più giovane di lui, si innamora di lui e lui balla alla fine, sì, balla, ma non la fa più. Però a quanto pare si è scopato quella che poi si è scopata al Pacino, ma non era sposato. De Niro dovrebbe uscire con Tin Soldier, girato col figlio di Clint Eastwood, Scott Eastwood. Ma uguale al padre, sì, non è uguale al padre. Insomma, Clint Eastwood sarà sempre Clint Eastwood. A me piace Clint Eastwood, io non sarò mai Clint Eastwood, lui è alto cazzo 1,94 e va per i 94 anni. Io sono alto come Tom Cruise, che ancora ce la fa, e Top Gun Maverick non mi è piaciuto, sinceramente. Però funziona, vabbè. A parte l'effetto lifting, molto CGI quasi, di ringiovanimento così così, anche di Jennifer Connelly, proprio c'era una volta in America, però Tom Cruise ancora funziona, vedremo fra 4-5 anni, Brad Pitt ancora funziona, vedremo fra 4-5 anni, Brad Pitt a 94 anni lo vedo già nella tomba, anche se non sarà morto, però dai, di Clint Eastwood ce n'è uno solo, lui è il più grande attore e forse regista di tutti i tempi, dai. Ce la vogliamo dire la verità. Le regie di Al Pacino non sono regie, sono film sperimentali. Le regie di Jack Nicholson non le ha cagate nessuno. Le regie di De Niro, Bronx Tale, bel film, insomma. Però The Gusher è un film più vecchio di Clint Eastwood adesso, vecchio stilisticamente così come è vecchio, Killers of the Flower Moon, è il film di un uomo vecchio. Scorsese, che non ha più la grinta, dai, sì, ma c'è questa lentezza solenne, sì, la solennità di sto par de palle, Killers of the Flower Moon è un brutto film, ci vogliamo dire la verità, è brutto, cazzo, e lo riguardo in continuazione per illudermi che sia bello, mentre io riguarderei in continuazione anche quei film minori di Clint Eastwood, come Debito di sangue, come Mezzanotte nel giardino del bene e del male, non c'è Clint Eastwood, ma che grande film. Clint Eastwood non ha mai sbagliato un film. Forse Gray Macho, forse sì, però riesce a essere carismatico, perché è Clint Eastwood ciò che De Niro non riesce più a essere. Ma è De Niro, sì, è un rincoglionito, purtroppo. William Hill è un personaggio trasformato dalla recitazione di De Niro che, se l'avesse interpretato negli anni 90, avrebbe funzionato. Purtroppo adesso non è Al Capone, non è un personaggio sinistro, non è un personaggio pauroso, è un personaggio penoso. Penoso attraverso questa recitazione schifosa, cioè no, schifosa, però di un De Niro che sta là, aveva girato quel film Amsterdam. Prima di girare Killers of the Flower Moon, poi pensava di devo girare quell'altro film, Tin Soldier, Ezra, e muove sempre ste mani, gesticola da morire, mamma mia, sembra ebefrenico, cazzo. Mentre Clint Eastwood è roccioso, c'è un po' come Liam Neeson, eh? Liam Neeson è proprio roccioso,
Harrison Ford siamo su rincoglionito anche lui, nell'ultimo Indiana Jones, vabbè, le parti in cui è ringiovanito. Ecco, a un certo punto bisogna smetterla. Bisogna smetterla, e anche Kurt Russell è uscito con quella serie TV, vabbè, qualcuno salvi il Natale, lì funziona, però insomma, Kurt Russell, Iena Plissken e Gerard Butler, che deve essere Clint Eastwood. Perché c'è quella battuta che farà sentire come George Harry, l'ispettore Callaghan, no? Ecco, Kurt Russell l'ha capito, che è invecchiato. Clint Eastwood l'ha capito da molto tempo, allora diventa il Clint vecchio di Million Dollar Baby, però cazzuto, Clint vecchio di Gran Torino, però cazzuto. De Niro, William Hale, un boomer. È un DiCaprio, uno dei più grandi attori del mondo, DiCaprio. Ma sapete qual è la verità? A me DiCaprio è piaciuto veramente molto in Titanic. Lì è DiCaprio e DiCaprio sarà sempre Jack Dawson di Titanic. DiCaprio in The Wolf of Wall Street fa schifo. DiCaprio in Shutter Island non è Mickey Rourke di Angela Hart. Perché c'è una certa scopiazzatura, no? Da Angela Hart, anche se è tratto da un romanzo, bisogna vedere quel Dennis Lehane, non è quello stesso di Mystic River? Questa è una disamina molto gheziana, molto falotica, per pochi intenditori. Allora, De Niro, Pacino girano altri 5.000 film di merda, no, soprattutto interpretazioni di merda, non vogliono mollare, sembrano Ornella Vanoni che si ripresenterà a Sanremo. Ma Ornella Vanoni, sì, vabbè, dai. Probabilmente aveva ragione Mina, è meglio, dai, qualche volta così cantare, però non farsi più vedere, perché se dobbiamo ridurci così di capo, di avie, sembriamo degli storpi, e De Niro è storpio, Al Pacino è storpio, Jack Nicholson è malato, è demente, Bruce Willis è demente, Michael Keaton è demente, il suo personaggio, questo film con Al Pacino. Clint Eastwood è un genio, è un grande, ed è il più grande, ed è il più grande. Purtroppo è così, non è stato cagato per anni, è un attore mediocre, no, uno dei più grandi attori, perché anche quando non fa nulla, anche a 90 anni, nel Corriere è grandioso. De Niro non fa nulla, fa le smorfie come DiCaprio, che non ha ancora 50 anni e da 20 anni imita il peggior De Niro, e non sarà mai De Niro di Mean Streets, di Taxi Driver. Good night.